Mi chiamo Diletta Gasparetto, frequento la terza AM e il mio settore è industria e artigianato per il Made in Italy. In prima abbiamo confezionato quattro gonne, una in tessuto e le altre in velina. Quindi abbiamo fatto tantissime variazioni della gonna, da quelle più classiche invece a quelle un pochino più stravaganti. Nel secondo anno abbiamo fatto uno shorts con il risvoltino e il rapporto classico e il cinturino. Invece di tecniche di rappresentazione grafica, abbiamo incominciato con prima la struttura anatomica sia del viso che appunto del corpo con la geometria, quindi geometricamente come rappresentare i visi e poi i corpi. Ciao, sono Roberto Marchini e frequento il quarto anno dell'Istituto Fortuny. Ho scelto questa scuola perché fin da piccolo ho avuto la passione per la moda e la curiosità di come sono costruiti i capi di abbigliamento. In laboratorio abbiamo affrontato lo studio del corpino modellato. Inoltre abbiamo costruito una camicia e ci siamo concentrati sulle tipologie dei colli, delle allacciature, dei polsini e delle maniche. L'anno scorso ho partecipato al progetto di orientamento. Abbiamo accolto nella nostra scuola ragazzi di terza media e abbiamo fatto vedere come sono attrezzati i laboratori e li abbiamo seguiti durante la progettazione di semplici cartamodelli. Attualmente la mia idea è quella di specializzarmi sulla lina uomo e sul CAD. Mi chiamo Barbara Medeiros, frequento il quinto anno dell'Istituto Fortuny e ho scelto questa scuola perché ho sempre avuto la passione per il disegno e la moda. La progettazione si basa sul realizzare un'idea, quindi si parte da questa idea attraverso una ricerca, principalmente fotografica. Poi da questa idea si crea una storia che viene chiamato storytelling. Da questa storia si crea il concept e il mood. Il mood board o tavola di ispirazione serve per realizzare gli sketch, che sono dei disegni stilizzati di figure umane, per arrivare al figurino definitivo. In progettazione, oltre all'utilizzo delle matite e dei pantoni per la realizzazione dei disegni, utilizziamo anche molto il computer, in particolare Photoshop, Kaleido, per la realizzazione di mood o concept, o per realizzare anche i piatti degli abiti con Kaleido. Tecnologia tessile è una materia molto interessante perché si analizzano principalmente i tessuti, però si parte dalla fibra, quindi si va a studiare che cos'è, da dove nasce, da dove proviene e come si ottiene, fino ad arrivare al processo di filatura e alla fine al tessuto. La scuola dà la possibilità agli studenti di partecipare a queste iniziative che servono anche per introdurci nel mondo del lavoro, che sono il PMI Day, che sono delle visite a delle aziende che sono inerenti al nostro settore, come Milano Unica e Linea Pelle, che sono delle fiere specifiche sulla moda. E anche grazie agli insegnanti di storia dell'arte abbiamo fatto varie uscite, ci danno un valore in più da aggiungere ai nostri progetti e alle nostre collezioni. È finito l'ultimo anno del Fortuny, vorrei continuare sempre nell'ambito della moda e sviluppare un mio brand attraverso l'utilizzo di tecniche digitali.